Mio marito e mie figlie sono la mia vita, però siamo tutti per ora tutti stanchi, che veniamo di un passato pure. E siamo stanchi. Speriamo che sia questa l'ultima volta per tutti. Perché vanno loro al lavoro, rischiano la vita per maltempo, ora pure che ci sparano, è una cosa bruttissima. La barca è colpita, ma soprattutto sono colpiti gli uomini. Il comandante è ferito, è insanguinato nella maglietta, come avete visto probabilmente. È molto giù di morale perché è stato sfiorato da un proiettile e hanno rischiato la morte, quindi in questo momento la situazione, diciamo, è abbastanza, psicologicamente è abbastanza grave, nel senso che la vicenda sta lasciando un segno. Speriamo che si riprendano presto e che abbiano il coraggio di ritornare in mare, perché questo adesso diventa un problema. Non c'è sicurezza, il fatto che vadano lì con l'incertezza che da un momento all'altro possa succedere qualcosa, evidentemente non dà loro quella tranquillità d'animo per poter lavorare. È un problema grave che, come si è detto in questi giorni, va affrontato a livello politico con il nuovo governo, anche se provvisorio, di Tripoli, perché ci sono interessi particolari e si rilevava come questo tipo di pesca viene effettuato solo dalla nostra marineria e che in quel tratto di mare ci sono anche imbarcazioni di altri paesi che non vengono disturbati, i nostri sono quelli presi di mira, per cui dobbiamo tutelare molto bene questi interessi e speriamo che ci sia la forza politica di farlo a tutti i livelli. Siamo stanchi, è una situazione che non è più tollerabile. Come Marineria Siciliana abbiamo pagato davvero tanto e quindi questa situazione non può più continuare. Certo non serve la soluzione che propone il Ministro degli Esteri, l'Onorevole Di Maio. Non si può risolvere la questione chiedendo alle nostre imbarcazioni di non andare a pescare. Il diritto costituzionale al lavoro deve essere sempre e comunque garantito. Quel tratto di mare sono acque internazionali, soltanto per la Libia vengono considerate acque territoriali. La soluzione c'è, certo che c'è. Per esempio, ricordo che entro luglio il Parlamento italiano deve rinnovare gli accordi bilaterali, tra cui quello della Libia, circa 60 milioni di euro, la consegna di mezzi navali. In questo tipo di accordo il governo deve pretendere che le nostre imbarcazioni, nelle more che si ridefinisca l'accordo bilaterale complessivo chiuso da Bruxelles e dalla Commissione europea, si consenta intanto alle nostre imbarcazioni di poter lavorare tranquillamente. Guardando tutti i fuori che ci sono, penso che 100 colpi l'hanno sparato. È stato un miracolo, è stata una cosa che, un miracolo proprio, perché il comandante ha rischiato troppo. Difatti il proiettile l'ha preso di striscio sulla testa. Bastava qualche centimetro più spostato e gli bucavano la testa completamente. Avete avuto paura di morire? Sì, penso di sì, perché i colpi sono stati tanti. E in quel momento non lo so, siamo stati veramente fortunati perché abbiamo pure delle bombole di gas vicino alla cabina, potevano prendere pure qualche bombola e saltare in aria, poteva succedere di tutto, oppure qualcuno si sentiva male, poteva succedere tutto, in quel momento è stato veramente difficile.